Bene, allora l'ultimo incontro. L'ultimo incontro è un incontro breve perché terminerà con la recita e la preghiera del mattutino della resurrezione, quindi durerà una ventina di minuti. Ovviamente l'argomento dopo la meditazione della passione del Signore non può essere altro che sulla Pasqua e quindi quella che in tutto il Nuovo Testamento viene chiamata con forza dagli Apostoli la vita nuova in Cristo, la vita nuova in Cristo. Un po' il titolo che, se si vuole, che posso dare: se uno è in Cristo è una creatura nuova. Seconda Corinzi 5:17. Se uno è in Cristo è una creatura nuova. Nuova non vuol dire rifatta, rabberciata, vecchia riparata, come, non so, una gomma che si mette una pezza e si fa una gomma nuova. No, quella è la gomma vecchia rabberciata. Invece la creatura nuova vuol dire che c'è un ex novum, un qualcosa di totalmente originale, perché appunto nella resurrezione e nel dono dello Spirito che l'uomo, povera creatura, riceve, è un qualcosa di nuovo, perché Gesù ha tolto i peccati del mondo. Che cosa ha cambiato la resurrezione? Quindi bisogna percepire una differenza tra quello che era prima e quello che la resurrezione cambia in Cristo e anche nella nostra vita. Io sono un uomo nuovo e vivo in un mondo nuovo. C'è una realtà diversa e la realtà è Dio. Tra un po' canteremo il mattutino della resurrezione. Ora tutto è pieno di luce. I cieli, la terra e gli inferni, anche gli inferni sono pieni di luce. Il padre una volta disse: è poi il demonio o il dannato che rifiuta, che non accoglie, che non la vuole, ma di per sé la luce di Dio invade tutto. È il mondo nuovo della resurrezione. In questo mondo nuovo io non sono più schiavo del peccato, lo dice chiaramente San Paolo nella lettera ai Romani. Non che non c'è più il peccato. Purtroppo io posso cadere ancora nel peccato e il peccato acquista una connotazione ancora più grave, ma non sono più schiavo del peccato. Se uno è in Cristo è una creatura nuova ed è anche libera dal peccato, cioè non c'è più nessuna condanna, dirà nella lettera ai Romani, per coloro che sono in Cristo Gesù. E questa è la grande notizia, il grande avvenimento, il grande avvento. Gesù ha tolto i peccati. Gesù non è venuto per togliere i problemi del mondo. All'altare il sacerdote non dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i problemi del mondo. No, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi questa liberazione, questo avvento, questo fatto in Cristo risorto è presente e comunicato. Non sono più schiavo del peccato. Posso cadere ancora nel peccato, ma non ne sono più schiavo. Magari sono schiavo di questi pirulli qua, ma del peccato di per sé no. Chiaramente il demonio cercherà poi di creare le seduzioni affinché io esca da questo mondo, ma il mondo di Dio, il nuovo mondo, è il mondo della luce di Cristo risorto che invade il mondo. Io devo solo accoglierlo, accettarlo e viverlo. Cosa significa vivere la Pasqua? Vivere la Pasqua, vivere nel mondo di Dio, di rapporto col Cristo risorto, significa alcune cose che io ho messo giù così con semplicità di cuore. Vedere il dolore con occhi nuovi, vedere la sofferenza con occhi nuovi. Questo quattro punti. Il primo è questo: vedere la sofferenza con occhi nuovi. E qui il maestro, l'abbiamo incontrato ieri, uno dei tanti maestri che c'è nella storia della Chiesa, Gregorio Sannino, che è nostro confratello, ma ce ne sono tantissimi. Una figura molto bella, se volete, da approfondire, Marta Ruben, che è stata beatificata, o deve essere beatificata, non ricordo, in Francia. Un'altra figura straordinaria che ci insegna con la sua vita a vedere il dolore, la sofferenza, con occhi nuovi e diversi. Vedere Dio con occhi nuovi. La resurrezione
L'incontro col Cristo risorto ci fa vedere Dio con occhi nuovi, in modo diverso. In Israele nessuno aveva chiamato Dio, il Padre, con appellativo Abba, Padre. San Paolo dice che con lo Spirito Santo possiamo dire la parola Abba, che è la parola confidenziale, ma perché Gesù ci fa uno con Lui, ci comunica il suo essere figlio. E prima dice Padre mio e Padre vostro, poi quando il Cristo mi dà se stesso nella comunione, nell'essere uno con Lui, io stesso mi elevo e posso dire al Padre Abba o Padre nostro. Cioè la nuova filiazione, che prima mi dava timore, adesso invece mi deve dare confidenza. D'altro canto Gesù stesso nella predicazione dice che Dio solo è buono. Quando uno gli si avvicina e gli dice maestro buono, alt, gli dice Gesù, ferma, uno solo è buono. Come a dire, non accetta neanche per sé maestro. L'appellativo di buono tanto deve essere riservato solo al Padre. Il Padre è buono. Questo Gesù vuole che sia categorico. Allora davanti a un Padre buono, il Figlio, vive un'assoluta fiducia e confidenza. È quello che manca. Il timore diventa adesso comunione, confidenza, spirito filiale. Non avere paura di Dio. Va bene? Quando Gesù dice, vi mostrerò io di chi dovete avere paura, di chi oltre l'anima vi toglie lo spirito, ma non certo di Dio. Non dobbiamo avere paura di Dio. Questo ce lo dà Cristo risorto, potendo avvicinarci al Padre, giustificati dai nostri peccati, ovviamente se chiediamo perdono. Terzo punto, vedere noi stessi con occhi nuovi. Quindi, prima vedere il dolore con occhi nuovi, vedere Dio con occhi nuovi, ma vedere anche noi stessi. Io non sono più sotto la maledizione. È il demonio, anche qui, dall'altra parte, che mi vuole strappare e continua a maledirmi, continua a mettermi sotto gli occhi il peso delle mie debolezze, che in Cristo Gesù possono diventare, come abbiamo detto, Santa Teresina e la predicazione di questi giorni, lo strumento per elevarci a Dio. Pensate alla frase della Beata Giuliana da Norwich: in paradiso le nostre vergogne si muteranno in gloria. Bene, quindi vedo anche me stesso con occhi nuovi e con occhi diversi. Solo chi è in Dio, solo chi vede se stesso con questa umiltà, con questa pace, chi vive nel mondo del Padre, può vivere anche una vera liberazione. Pensate alla frase di San Paolo che ci dice, se tu vivi in questo mondo, nel mondo di Dio, e se confesserai che con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo. Romani 10:9. Quindi Paolo dice che per essere salvi, per essere inseriti nel mondo di Dio, oggi e sempre, devi credere che Dio ha resuscitato Gesù dai morti e poi vivere in questa nuova luce. Ma devi credere. Lo devi credere, quindi la resurrezione non è il lieto fine della storia drammatica del Signore, è la nostra stessa esistenza. Bene, sono solo i dannati che scelgono di vivere nel regno delle tenebre. Un ultimo punto è vedere il nostro prossimo con occhi nuovi. Ed è bello questa differenza tra l'incontro col prossimo nel mondo precedente e nel mondo pasquale. Vi leggo in proposito un bel episodio della vita di San Benedetto. San Benedetto. Come un prete il giorno di Pasqua, quindi è oggi, gli recò il cibo. Scrive l'autore di questo libro, che è niente meno che San Gregorio Magno,
Il Dio onnipotente, volendo far riposare Romano dalla sua fatica e proporre la vita di Benedetto come esempio agli uomini, perché la candela posta sul candelabro risplendesse e illuminasse tutti quelli che vivono nella casa di Dio, si degnò di apparire a un sacerdote che abitava lontano e che si era preparato il cibo per il giorno di Pasqua. Quindi c'è un prete che si prepara un bel pranzetto per il giorno di Pasqua. Gli appare nostro Signore e gli dice: «Tu ti prepari dei buoni cibi e il mio servo», intende San Benedetto, che in quel momento non ha ancora fondato niente, vive come eremita in una grotta, «muore di fame». Il prete, subito alzatosi il giorno di Pasqua, si avviò verso quel luogo indicato e, cercando l'uomo di Dio per i monti impervi e valle profondi e burroni scoscesi, lo trovò nascosto in una grotta. Dopo aver fatto orazione e benedetto il Signore, sedutosi, si intrattennero in dolci colloqui. San Benedetto aveva sto vizio di intrattenersi in dolci colloqui, anche Santa Scolastica poi lo obbligherà a questi colloqui, sulla vita spirituale. E poi il sacerdote che era venuto gli disse: «Alzati, mangiamo, perché oggi è Pasqua». E l'uomo di Dio gli rispose: «So che è Pasqua, perché ho meritato di vederti». Vivendo lontano dagli uomini, egli non sapeva che quel giorno era la solennità di Pasqua. Il venerato prete gli disse: no, oggi è proprio Pasqua, il giorno della resurrezione del Signore, e non è bene che tu digiuni. Sono stato mandato infatti per questo, che insieme prendiamo i doni dell'Onnipotente Dio». Perché vi cito questo episodio? Perché San Benedetto gli dice, il prete gli dice: «Mangiamo, oggi è Pasqua». Lui dice: «Sì, è Pasqua, perché ti ho visto». Quindi non pensava che fosse Pasqua il giorno di Pasqua. «Ti ho visto, per me è Pasqua». Attenzione a cosa commenta un autore contemporaneo che sto scoprendo, mi piace troppo, ha un nome improponibile, Adiadi, lasciamo stare. Commentando questo, è vivente, è padre di 5 figli, dice: «Ogni incontro, per essere autentico, deve assomigliare a un triduo pasquale: vita, morte e resurrezione». Un aneddoto della vita di San Benedetto ci aiuta a capire. Agli inizi della vocazione, il convertito è talmente rintanato dal mondo da dimenticare il calendario, e cita questo episodio. Un prete va a fargli visita e gli dice: «Alzati, mangiamo, oggi è Pasqua». Benedetto acconsente senza capire e dice: «Sì, è Pasqua, perché ho la gioia di vederti». Poi commento dell'autore: «La gioia dell'incontro esige che si muoia a se stessi, Venerdì Santo. Quindi se il mio incontro con te è un mio triduo pasquale, devo morire e risorgere. Quando ti vedo, muoio e risorgo. Cioè, muoio a me stesso, ai propri progetti e pregiudizi, alle classificazioni, per accogliere l'altro in quanto tale nell'inaudito della sua presenza. Solo separandomi da me stesso, dalla mia routine, dai miei desideri, io posso costituire un noi con Gianna la manicure». Voi mi dite: chi è sta Gianna la manicure? Cito: «Con Mohamed il tornitore, con Ferdinando l'ambulante abusivo, un noi che ci riunisca nell'essenza della nostra umanità». San Benedetto ha fatto la regola di questa morte che è necessaria per la disponibilità verso gli altri, e dice: «Ogni ospite che giunge al monastero dovrà essere ricevuto come Cristo». Poi commenta: «Che abbia i pidocchi, che sia vestito di visone o con una giacca Sergio Tacchini, che sia un buddista amante dello Zen, un bestemmiatore o un pornografo, un campione di sollevamenti di pesi o un nunzio apostolico,
L'ospite è ricevuto come Cristo. Vale a dire, al di là dei titoli, delle funzioni, dell'aspetto, è un dono insperato. È un salvatore in potenza. Quando ho letto questo, mi butto giù dalla finestra. Cioè, chiunque bussa alla tua porta è uno che viene a salvarti. È Cristo. Smenetto dice, chi viene è Cristo. E Cristo cosa fa? Salva. Viene a salvarti. Perché in realtà è un'opera del Padre Eterno. Quell'uomo è un apprendista crocifisso. Al suo arrivo l'abate deve rompere l'abituale digiuno e abbassarsi con tutti i monaci fino a baciargli i piedi nel bacile di rame, sia che abbia le unghie laccate di rosso o le dita rose dai funghi. Ma per far sì che chi non è atteso sia accolto come fosse atteso, non solo, ma sia accolto come il tuo Salvatore, occorre essere pronti a lasciar morire ciò che si era progettato. Una morte difficile, senza la quale tuttavia la presenza dell'importuno ci uccide. Cioè, questo autore addirittura dice: se non lo accogli così come tuo Salvatore, l'importuno ti uccide, perché fa esplodere ancora di più il tuo egoismo, il tuo amor proprio. Quindi viene da dire, ma conveniva stare nella grotta di San Benedetto, che non venga mai nessuno qui? Perché se è vero questo, poi ognuno, poi quante migliaia di rapporti noi abbiamo qua, se ognuno viene a salvarci, ecco allora che anche questo, anche il prossimo è un salvatore in potenza. Ma io devo morire crocifisso. Mi piace moltissimo questa immagine che voglio darvi. Ogni incontro con l'altro è un triduo pasquale. Va bene? Avete fatto il triduo pasquale qui, da giovedì a domenica? Boh, adesso chiunque incontrate fuori, giovedì, venerdì santo, sabato santo, risurrezione in Cristo Gesù, con quel fratello con il quale sono uno. Non è finita. Vi lascio un racconto. Questa botta finale penso che sia sufficiente per meditare qualche anno e soprattutto cercare di viverla. E concludo con un racconto, ne ho fatte 45 copie, non so quante siamo. È un racconto leggero, come ho fatto l'aneddoto ieri degli scienziati che sfidano Dio a fare la creazione dell'uomo e non sono capaci neanche di fare il fango. Ho trovato in una rivista questo bel racconto, è un protestante questo, quindi ci si accorge anche di questo fatto, ma va benissimo, cioè il nome di Dio, non perché sia protestante, è più sullo sfondo, ma ve lo lascio come lezione di vita nei rapporti con Dio, con noi stessi e col prossimo. Si chiama Una pagina di vita, la leggo e poi ve la lascio. È la storia di un certo Robert, il nostro Ignazio la conosce perché l'ho già raccontata. Robert è un tipo di persona sempre di buon umore, ha sempre qualcosa di positivo da dare. Quando qualcuno gli chiede come va, lui risponde: se andasse meglio di così sarei due persone. Bellissima sta risposta, sto talmente bene che se andasse meglio dovremmo essere in due a contenere il bene che ho. Questa era la sua risposta. È un ottimista. Se un collega ha un giorno no, Robert tiene sempre a fargli vedere il lato positivo della situazione. Vederlo mi incuriosiva, così un giorno gli chiesi: io non capisco, com'è possibile essere ottimisti ogni giorno? Come fai? E lui mi rispose: ogni giorno mi sveglio e mi dico, oggi ho due possibilità, scegliere di essere di buon umore o scegliere di essere di cattivo umore. Scelgo di essere di buon umore. Quando qualcosa di brutto mi succede, posso scegliere di essere vittima o di imparare da ciò. Scelgo di imparare da ciò.
Qualche volta qualcuno viene a me a lamentarsi di qualcosa. Io posso scegliere se accettare le lamentele oppure aiutarlo a vedere il lato positivo della vita. E scelgo il lato positivo della vita. Ma non è sempre facile così, io gli dissi. Sì che lo è, mi rispose. La vita è tutta una questione di scelte. Sta a te scegliere come reagire alle situazioni. Come lasciare che gli altri influenzino il tuo umore. Tu scegli se di essere di buon umore o di cattivo umore. Alla fine sei tu a decidere come vivere la tua vita. Dopo quella conversazione ci perdemmo di vista. Io cambiai lavoro, ma spesso mi ritrovavo a pensare a quelle parole, quando dovevo fare qualche scelta di vita. Poi venni a sapere che Robert aveva avuto un brutto incidente sul lavoro. Era caduto da 18 metri di altezza e dopo 20 ore di sala operatoria fu rilasciato dall'ospedale con una piastra d'acciaio nella schiena. Io andai a trovarlo all'ospedale e gli chiesi come si sentisse. Mi rispose: se stessi meglio sarei due persone. E mi disse: vuoi vedere le mie cicatrici? Ma come fai, gli dissi, a essere positivo dopo quello che ti è successo? Mi rispose: mentre stavo cadendo, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la mia bambina. Poi, mentre giacevo per terra, mi sono detto che potevo scegliere di vivere o di morire. E ho scelto di vivere. Ma non hai avuto paura? Sì. Quando mi hanno portato all'ospedale e ho visto la faccia dei dottori, ho avuto paura, perché mi guardavano come si guarda un uomo morto. Poi l'infermiera mi ha chiesto se avessi delle allergie e io gli risposi di sì. Tutti mi guardarono e io urlai: sono allergico alla forza di gravità. No, pensate, uno che è caduto da 20 metri, distrutto, in polpetta, gli chiedono se ha delle allergie. Tutti scoppiarono a ridere e io dissi: e ora operatemi da uomo vivo, non come se fossi già morto. Conclusione. Robert mi ha insegnato che ogni giorno abbiamo la possibilità di scegliere di vivere la vita pienamente. E chi ci possiamo mettere la vita in Cristo. Quindi è inutile preoccuparsi per il domani, perché ogni giorno ha già i suoi problemi. E domani penseremo ai problemi di domani. Dopotutto, oggi è il domani di cui ti preoccupavi ieri.